Francesca Felice, sono architetto e vivo a Rossano. Ho deciso di restare e di esercitare la mia professione in questo territorio. Sono anche urbanista, ho affiancato alla professione che esercito quotidianamente anche la realizzazione di un progetto che per me è molto importante, che si chiama Nostos, che prima ancora di essere un progetto è una scelta di vita. Mi sono ispirata ai tempi, cioè, perché comunque il nostro patrimonio è quello che abbiamo, cioè che sia il centro storico, il patrimonio immobiliare edilizio esistente, che sia la natura che ci circonda, il ritorno alla terra, il ritorno all'identità. Va un po' in contrasto con chi pensa che magari tornare sia un po' un fallimento. Credo sia più vincente la scelta di ritornare invece. Nostos dal greco classico vuol dire ritorno ed è un progetto territoriale che prima di tutto punta alla riqualificazione e valorizzazione dei centri storici. Lo fa partendo da un'analisi puntuale e tecnica. La prima parte del progetto che riguarda l'analisi è improntata proprio sulla schedatura, sul censimento di ogni singola abitazione. C'è tutta una serie di contenuti e di informazioni che di fatto danno una fotografia puntuale ed obiettiva del centro storico stesso. E tutto questo viene rapportato sia analiticamente, quindi con anche dei dati Istat sull'andamento demografico della popolazione di quel centro storico, e sia da tavole effettivamente grafiche, tavole urbanistiche poi, che precedono quella che sarebbe poi la seconda fase, che sarebbe il piano di recupero del centro storico stesso. E poi la terza fase è quella di ristrutturazione effettiva dell'edificio, quindi diciamo una preparazione che ha come finalità ed obiettivo quello dell'albergo diffuso. Abbiamo fatto una presentazione ufficiale del progetto qui a Rossano, dove sono stati invitati diversi sindaci. Nel 2014 come primo comune interessato è stato il comune di Terravecchia, e lì abbiamo analizzato tutte le case ricadenti nel perimetro amministrativo del centro storico. Attualmente Nostos ha toccato 30 comuni della costa ionica. In alcuni comuni siamo arrivati già alla seconda fase, che è quella del piano di recupero. Quello che a noi importa è quello di creare una base per poter andare poi veloci nel momento in cui arriva la possibilità di fare fattivamente qualcosa. Siamo soddisfatti perché i clienti che abbiamo seguito non vanno a ristrutturare in un contesto completamente bianco, ecco. Ristrutturano sempre sulla base di Nostos e sulla base di tutto quello che abbiamo realizzato. Questo progetto è stato finanziato, e questo bisogna dare onore e merito, dai comuni stessi. Per la prima fase, a seconda della grandezza del comune, come importi andiamo tra i 2.500 euro fino ai 5.000, 8.000. Per ogni comune è stato previsto ed è previsto un evento finale di presentazione dei numeri, perché noi da Nostos poi estrapoliamo tutta una serie di dati. Il nostro obiettivo è migliorare il territorio, quindi spingere i privati a ristrutturare, per cui dare a loro un mezzo, una forza, una volontà maggiore per poter poi intervenire sul bene. Si può pensare di fare un'analisi, di ristrutturare delle case senza abbinare a questo comunque quello che è l'anima del centro storico, quindi cosa effettivamente, quali attività svolgere all'interno di questi centri, quali attrattive sottolineare per attrarre il viaggiatore, dico io, no? Quindi non più un viaggio per andare in un posto e fare una vacanza, ma per vivere un'esperienza. L'Italia che cambia è un'Italia che si impegna a fare le cose col cuore. Prima di tutto è una scelta di vita,
Nostos, perché restando qui, io ho avuto una bambina da poco e decido di fare vivere anche lei nel centro storico, quindi noi effettivamente quello che io faccio lavorativamente lo vivo poi sulla mia pelle, perché non potrei effettivamente essere credibile prima di tutto con me stessa. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia, siamo noi.